sistema di accoglienza in Italia e che relazione ha o che differenze ha con i sistemi europei, con altri paesi europei, quindi che relazione ha l'Italia con gli altri paesi e come funziona per una persona che Sì, non ha certo. proprio idea di cosa stiamo parlando. Beh, allora, prima di tutto va detto che l'accoglienza dei richiedenti asilo è un obbligo, no? È un obbligo dello Stato, ed è perché è previsto appunto dal diritto dell'Unione Europea. Quindi non è una facoltà e non è un favore a nessuno. Qualunque richiedente asilo che arriva nell'Unione Europea, quindi arriva anche in Italia, ha diritto di vedersi esaminata la sua domanda secondo procedure che sono ancora estremamente differenziate nei vari paesi europei, ancorché c'è un processo di cosiddetta armonizzazione in corso, ma nelle more, diciamo, dell'esame della domanda ha diritto di avere, no, un'accoglienza se privo di mezzi propri di sostentamento, il che riguarda la quasi totalità, insomma, delle persone, purtroppo, tranne quelli che hanno legami, no, familiari o, insomma, particolarissime situazioni, diciamo, no, di autocapacità, insomma, propria di, no, economica. Per tutti gli altri, appunto, c'è un diritto all'accoglienza e un conseguente diritto poi di essere accompagnati durante il periodo di accoglienza da una serie di, appunto, supporti che sono supporti di carattere sociale, legale, psicologico, sanitario e così avanti, che sono tutti connessi sostanzialmente all'esame della domanda, cioè appunto alla valutazione che poi verrà fatta sulla fondatezza, no, della domanda d'asilo. Quindi il sistema d'accoglienza deve rispondere a questi bisogni, e quindi non può prevedere dei numeri precostituiti all'inizio, perché dipende dal numero delle domande. Ciò che si può fare è una ragionevole programmazione sugli arrivi, ed è ciò, come dicevo prima, che non si è fatto. Detto questo, l'accesso alle misure di accoglienza dovrebbe essere immediato, secondo il diritto dell'Unione, perché appunto già le persone che fuggono da una condizione che affermano essere, no, di guerra, di persecuzione, di violenza, eccetera, no, no, non possono restare abbandonate a se stesse, no? Si produrrebbe, non so, una evidente ingiustizia e una evidente anche condizione poi di ulteriore trauma, no, per le persone che arrivano. E questo già non viene percepito dall'opinione pubblica, no? Sembra quasi che, no, arrivino persone con pretese non meglio identificate, no? E non ci si rende conto che invece, per l'appunto, sono persone che, a torto o a ragione, ma questo verrà stabilito, no, dalla procedura, no, lamentano con una condizione di vita insostenibile, impossibile, che nessuno di noi ha mai vissuto sostanzialmente, e speriamo nessuno di noi mai vivrà, che è quello dell'appunto della fuga dal proprio incondizionata dal proprio paese, o perché vittima di una persecuzione per motivi politici, religiosi, sociali, sono i motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra, oppure perché è una condizione di guerra o di violenza generalizzata. Quindi la prima cosa da rimarcare è, se volete, un'ovvietà, ma che non è percepita come un'ovvietà, no? E cioè che, appunto, nei confronti di queste persone il diritto all'accoglienza discende, no, da una evidente condizione, no, che chiunque dovrebbe percepire moralmente, innanzitutto. L'accoglienza deve essere appunto immediata, tempestiva e di buon livello, e dovrebbe avvenire, e qua appunto le leggi dell'Unione Europea lasciano un'amplissima discrezionalità agli Stati, cioè pongono alcuni, diciamo, paletti che si chiamano norme minime, adesso non più norme minime, ma insomma sostanzialmente ancora sostanzialmente definiscono delle soglie sotto i quali, no, i paesi non possono andare, ma per il resto qual è il modello, del come organizzare l'accoglienza sostanzialmente è ancora lasciato grandemente alla discrezionalità degli stati. L'Italia, fermo restando che, torno a ripetere, ha scelto spesso di non fare, e quindi di lasciare molte persone in strada, anche negli anni passati, e violando per l'appunto la normativa, ha scelto un modello molto complesso, con luci ed ombre, molte luci e molte ombre, tutte e due. Innanzitutto non ha scelto un modello unico, ma ha scelto a modelli paralleli, o quantomeno, diciamo così, ha scelto due grandi modelli. Quello dell'accoglienza presso centri a diretta gestione statale e quello dell'accoglienza presso programmi gestiti dagli enti locali. Detto in estrema sintesi, il modello CARA, Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, il modello SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.
Questi due modelli convivono nella situazione italiana in un modo estremamente bizzarro, devo dire, eh? Nel senso che, al di là poi di una specificazione normativa che ormai quasi nessuno più applica, tanto è, come dire, farraginosa e anche sostanzialmente, no? Così inconsistente, le ragioni per cui si finisce in un sistema o nell'altro sono puramente casuali. E dipende dal numero di posti, dall'ubicazione geografica, dal fatto se c'è un CARA o non c'è, se c'è uno SPRA o non c'è, e così avanti. Quindi i sistemi sono due, però questi sistemi sono fortemente differenziati fra di loro per quanto riguarda modalità di gestione e diritti delle persone, sostanzialmente efficacia delle misure e percezione pubblica. Ormai siamo, come dire, possiamo dirlo con certezza, perché ormai è ammesso, no, da tutti, che il sistema dei CARA, dei centri appunto a diretta gestione governativa, è stato un sistema che ha fallito completamente. Si è dimostrato totalmente inefficace, costoso, problematico nella sua gestione e poco rispettoso dei diritti delle persone, oltre ad aver accresciuto per di più, no, l'allarme sociale, aver alimentato la paura, no, nei confronti dei rifugiati. Tutti sanno di cosa parlo dei grandi campi, Crotone, Bari, Mineo, no? Come dire, e così avanti, quasi tutti ubicati al sud, quasi tutti in strutture adibite ad altri scopi, isolatissime nel territorio, e che, ripeto, come dire, incistate dentro realtà nel quale poi non era impossibile, no, gestire con effettivamente una da parte del territorio quella situazione, per sproporzione, se non altro, rispetto, no, al numero di abitanti, alla condizione socio-economica e così avanti. E questo modello, ripeto, completamente fallito. L'altro modello, quello degli enti locali, e cioè quello di chiedere agli enti locali di volontariamente prendersi quote di rifugiati, ha avuto un discreto successo e devo dire è stato anche oggetto di attenzione in sede europea, proprio perché ha prodotto delle esperienze di accoglienza diffusa, no, anche estremamente riuscite, come d'altra parte era piuttosto evidente che sarebbe stato così. Sia io personalmente che in generale, proprio Trieste è stato uno dei, diciamo, dei luoghi in cui questo sistema è stato pensato e proposto, e quindi l'abbiamo seguito veramente fin dall'inizio, addirittura prima del suo inizio, per così dire, e non avevamo dubbi sull'efficacia, no, del sistema. Quindi oggi, nonostante quella che ho un po' ironicamente definito la crisi di crescita, no, dovuta all'eccesso, no, nell'ultimo anno dell'espansione dello SPRAR, bisogna dire che comunque è un sistema che garantisce degli standard mediamente adeguati, e garantisce soprattutto, come dire, anche un buon inserimento sociale e evita i fenomeni, no, diciamo, di isteria sociale, no, che sostanzialmente purtroppo girano, no, attorno a questo mondo. Certo. Se può spiegare, sì, che cos'è lo SPRAR, appunto, in termini concreti e quali sono le buone pratiche anche. Ma in termini concreti consiste in questo, per l'appunto, nella pubblicazione di un bando, all'inizio era annuale, adesso è triennale, per dare più stabilità, di un bando che il Ministero dell'Interno, appunto, un invito pubblico, a dire la verità, un invito pubblico agli enti locali a presentare proposte, progetti di accoglienza sulla base ovviamente di linee guida molto rigorose, e sostanzialmente a farsi avanti e dire: va bene, io sono disponibile, prendo nel mio territorio, no, posso prendere tot persone, il quante anche è definito, no, dal bando stesso sulla base di parametri di popolazione. E ho queste strutture, ho questi enti gestori, no? Voglio partecipare alla rete nazionale. E con questa, quindi, è un'adesione volontaria. Questa, oggi siamo arrivati a oltre 400
comuni in tutta Italia che aderiscono al sistema di protezione e ormai tutte le regioni italiane, ad eccezione della Valle d'Aosta, curiosa diciamo, eccezione, ma insomma no, sono coperte da un progetto SPRAR. Coperte per modo di dire, nel senso che innanzitutto il numero continua a essere insufficiente, ma soprattutto quello che all'inizio, no, in una fase del tutto sperimentale, insomma, era indubbiamente è stato un motore, e cioè la volontà di aderire, cioè di sperimentarsi, di mettersi in gioco per ragioni etiche, per ragioni politiche, insomma, per sensibilità del territorio, eccetera. Quindi la cosiddetta volontarietà, che appunto che nei primi anni, quindi parlo 2002, 2003, 2005, insomma, eccetera, no? Ha costituito una base, come dire, anche motivazionale, chiamiamola così, molto, molto interessante, per cui di enti, che, di territori che hanno tirato, no? Questa, hanno promosso questo modello, oggi in realtà dimostra però tutte le sue carenze, nel senso che la volontarietà si è esaurita, a mio avviso, nonostante il numero degli enti è aumentato, si è esaurita perché tenacemente chi non vuole non fa e chi invece vuole fa, però non riesce a convincere il suo vicino a fare, quindi fa anche per lui sostanzialmente. Il meccanismo appunto a macchie è diventato così evidente da arrivare a livelli appunto paradossali, nel senso che la maggior parte oggi dei programmi del sistema di protezione è concentrata al sud, in piccole realtà, magari anche molto accoglienti, ma nei quali comunque poi le prospettive effettivamente di vita sono estremamente, no, difficili, no? Da un lato, e dall'altro nei quali io anche ipotizzo, insomma lo dico con molta chiarezza, che dietro alcuni purtroppo delle nuove così improvvise esplosioni d'amore di alcuni territori verso, no, l'asilo, come dire, ci siano diciamo anche magari delle diciamo non sia tutto molto trasparente, ecco, no? Visto che comunque l'accoglienza significa soprattutto su grandi numeri insomma anche la gestione di risorse economiche, quindi alcune perplessità insomma su alcune infiltrazioni insomma nel soprattutto in Calabria e in Sicilia, insomma, non posso non avanzare questi dubbi, anche per le modalità con le quali appunto ho visto cambiare il quadro troppo rapidamente. Ma comunque sia, oggi pensate che abbiamo una situazione nella quale nella regione Calabria, per fare un esempio, che conosco abbastanza bene, abbiamo, mi pare, 57 o 59, poco meno di 60 programmi di accoglienza, un numero incredibile. E non lo so, io non, possiamo guardare quanti sono nella regione Veneto, ma saranno 15. Quindi però non pensate che non sono molti di più nella, come dire, in Emilia Romagna, che pur diciamo si vantava, e come dire, una tradizione, no, di servizi che purtroppo invece la vedo in grande contrazione. Pochissimi sono in Lombardia, ugualmente pochi sono in Piemonte, in Liguria, qualcuno di più in Friuli Venezia Giulia, appunto un territorio un pochino più, risposto un po' di più, però lo squilibrio territoriale geografico è diventato insostenibile. Quindi questo modello va completamente ripensato, va ripensato alla luce invece di una modifica normativa vera e propria che preveda quello che almeno è stato proposto dall'ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, un vero e proprio trasferimento di funzioni amministrative ai comuni per la gestione dei richiedenti asilo, naturalmente, sia ben chiaro, sulla base di una programmazione nazionale, di fondi nazionali che vengono dati ai comuni per, no, per questo servizio, e nell'ambito ovviamente di una programmazione da concertare con le regioni, nell'ambito appunto di quote, e poi applicando ovviamente dei principi e dei parametri, poi i principi di adeguatezza, di proporzionalità, tenendo conto della
popolazione, ma anche dell'ubicazione geografica, non troppo periferica, no? Delle capacità di assorbimento da parte del territorio, insomma di una serie di parametri che fanno sì che non c'è un calcoletto matematico, no? Tot rifugiato per ogni comune, eh? Non è così banale, ma è comunque appunto un principio di programmazione, però dentro un quadro che non è più, no, di libera adesione volontaria, chi vuole chi non vuole tenacemente non farà, cosa che ha favorito purtroppo anche pessime politiche locali, in particolar modo le regioni dominate purtroppo, no, politicamente dalla Lega, è chiaro che hanno, no, giocano su questo per rifiutare l'ingresso, no, dei rifugiati sul loro territorio, e oggi a parte l'operazione Mare Nostrum che in qualche modo l'ha imposto, a livello di SPRAR possono rifiutare, perché in effetti l'adesione non è, no? No, non è obbligatoria, nel senso che non c'è, no, un'attribuzione di compito che la legge statale pacificamente può fare. Alcuni hanno sollevato il tema che ciò non sarebbe possibile, o delicate questioni, diciamo, di competenze fra Stato, Regioni e enti locali. In realtà vorrei ribaltare esattamente questo dubbio, e cioè e dire che invece è improprio, no, nel nostro ordinamento costituzionale che lo Stato eroghi servizi diretti alla persona, no? In qualunque altro campo non lo fa più dagli anni 70 ormai, e quindi noi parliamo di servizi alla persona che, anzi, proprio nell'assetto di distribuzione di ripartizione di funzioni fra Stato, Regione e enti locali spettano a livello base del territorio, anche nei confronti quindi di chi, no, oggi vive la condizione di richiedente asilo. Non c'è una differenziazione, non ci dovrebbe essere una differenziazione, quindi servizi quali l'accoglienza, la mediazione linguistica, no, l'inserimento sociale, il seguire, no, per tutto quello che riguarda gli interventi di carattere sociale anche nei confronti dei richiedenti asilo, dovrebbe passare in via ordinaria dagli enti locali, lasciando allo Stato solo l'intervento di primissimo soccorso, magari di primissima accoglienza, una fase di smistamento, no? Quindi si parla adesso di centri di primissima accoglienza, eccetera, ma poi il modello dovrebbe essere proprio quello del territorio. In parte lo SPRAR ha avuto il pregio, no, di farlo, di aprire questa strada, no, più di 10 anni fa, ma oggi questo motore, nonostante, ripeto, il numero dei posti aumenti, invece dal punto di vista della sua capacità innovativa, questo motore si è un po' arenato. Considerando che l'adesione al progetto SPRAR dei comuni, sì, non è obbligatoria ma appunto volontaria, se può spiegare in maniera chiara quali sono i vantaggi per un comune, togliendo i vantaggi elettorali di bacino, come diceva prima, della Lega, che può giocare sul fatto elettorale, ma quali sono i vantaggi concreti e invece gli svantaggi a non avere un sistema SPRAR nel proprio comune a livello di città e di il valore aggiunto per il territorio anche. Certo. Allora, guardandolo in maniera molto molto ristretta, molto così, anche se vogliamo, no, un po' semplice, semplicistica, ma insomma che comunque fa bene lo stesso, io vedo solo vantaggi, nel senso che si tratta di servizi che vengono comunque appunto erogati senza oneri per quel territorio, perché sono appunto a carico dello Stato, a persone, in genere tra l'altro giovani, che poi costituiranno anche una ricchezza per questo territorio, per quel territorio, e intanto, no, supportano dei servizi con ricadute anche economiche positive, perché comunque qualcuno si occupa dell'accoglienza, qualcuno si occupa, no, della gestione, no, delle persone. Ci sono appunto dei consumi, ci sono delle iniziative culturali, insomma, voglio dire, c'è un bacino, no, economico sostanzialmente dedicato proprio all'accoglienza, che a quel territorio, continuo a ripetere, non solo non costa, ma significa appunto che c'è una movimentazione appunto di risorse. In prospettiva ovviamente bisogna anche saper guardare un po' più in là, no? E cioè
non solo non ci si rimette o tendenzialmente quel territorio ha appunto anche no, un guadagno immediato, ma se noi pensiamo per l'appunto, come ormai dobbiamo pensare, che la società cambia, che la presenza fra di noi, fra gli autoctoni, insomma, di persone straniere e di rifugiati, cioè persone che appunto hanno per vari motivi tagliato i ponti, per così dire, con il paese di provenienza per tutta la loro vita o per un lungo periodo della loro vita, aumenterà, aumenterà. È chiaro che la gestione positiva di questo fenomeno porta ricchezza, la gestione negativa porta disordine, porta disordine, porta paura, porta problemi, perché l'alternativa all'accoglienza diffusa è quella per l'appunto nei grandi centri, dove si creano ghettizzazioni e problematiche di inserimento. Poi, quindi, se vogliamo, come dire, facilitare e accelerare l'inserimento sociale, dobbiamo quanto più appunto, no, fare politiche sul territorio. Se vogliamo creare, no, delle vere e proprie bombe invece, allora facciamo esattamente l'opposto. Quindi il perché l'accoglienza diffusa non solo è molto più rispettosa dei diritti delle persone, molto più efficace, ma anche più lungimirante e intelligente per il territorio, insomma, è assolutamente evidente. Non ultimo il fatto che ancora, ripeto, in questa programmazione un po' balzana ed è tutto incerto, che soltanto la divisione per territori, quindi questa, no, il capillarità, permette o permetterebbe, una volta che viene superato definitivamente questo criterio un po' desueto, no, dell'adesione volontaria, permetterebbe di evitare concentrazioni che vanno a scapito di qualcuno, no, e ovviamente a peso di altri, perché oggi siamo, no, in situazioni, ripeto, di aree che soffrono, che effettivamente in cui il carico è eccessivo rispetto, no, alla capacità, no, di gestione, in cui anche la capacità di inserimento sociale, eccetera, no? Ma questo avviene proprio perché non c'è una programmazione nazionale. Qualora ci fosse, appunto, chiunque ha poi dei territori avrebbe diritto di dire: va bene, allora qui abbiamo, no, come dire, siamo arrivati a regime, no, eccetera, e altrove magari le persone si sistemano anche da altre parti. Oggi, ripeto, siamo invece a una situazione opposta, cioè che chi vuole, non solo chi vuole fa e chi non vuole non fa, ma purtroppo il messaggio che viene dato a chi fa tendenzialmente è un messaggio negativo, perché, beh, a tu fai, allora vuol dire che da te arriveranno. Non è purtroppo del tutto sbagliato questo pensiero, e neanche del tutto infondata questa paura degli amministratori, che si trovano di fronte a un dilemma: faccio e attiro o non faccio, no? E naturalmente però è chiaro che, no, sono un pessimo amministratore, un pessimo politico, no? Sì, il dilemma viene lasciato oggi ai territori, no? Fra chi cerchi a... e questo dilemma non deve essere veramente superato, in modo che non vengano penalizzati, non venga penalizzato chi fa. Quindi, ecco, forse ho trovato un unico aspetto negativo, cioè il rischio effettivamente di chi fa, di poi, soprattutto se si trova in un'area particolarmente scoperta, no, di essere un po' l'unico ad attirare anche richieste, bisogni, che comunque sono bisogni, no, da soddisfare. Non la voglio drammatizzare, però, ecco, forse è l'unico aspetto che anche oggi vedo negativo, ecco, ancora, no? Però negativo dovuto alla mancanza della programmazione, non negativo in sé. Io volevo tornare sul Belluno, nel senso che lei ha definito fondamentale e ovviamente vantaggiosissimo, solo vantaggi avere un progetto SPRAR nei vari comuni. Quali sono i presupposti fondamentali per costruire un progetto SPRAR che funzioni, come ad esempio al comune di Belluno? Quali sono gli strumenti principali, fondamentali? Beh, per farlo purtroppo bisognerà aspettare quando ci sarà, a meno che non ci sia una riforma auspicabile a breve termine, chiaramente il progetto partirà nel momento in cui ci sarà appunto questa richiesta da parte del governo, ma io penso che ci sarà molto presto, ci sarà molto presto, quindi sarebbe bene cominciare appunto ad attrezzarsi. Come? Beh, innanzitutto, una volta acquisita la consapevolezza del fatto che è meglio avere sul territorio un progetto,
fai delle consultazioni pubbliche con la rete, no? Delle realtà sociali, no? Del territorio, e valutare, no? Appunto, innanzitutto valutare i numeri, valutare i luoghi, al fine di creare, il progetto SPRA prevede un'accoglienza ordinaria, quindi sapere che queste persone non andranno in nessun centro, ma dovranno andare in appartamenti o luoghi di civile abitazione, come qualsiasi altro cittadino o straniero residente. Quindi capire dove, capire come, e preparare appunto un progetto in questo senso. Insomma, è meglio ancora già da adesso, per l'appunto, cominciare, come dicevo prima, a gestire l'esistente, cioè il Mare Nostrum, in un'ottica di SPRAR, quindi pensando agli stessi servizi per quelle persone, e anche se sono, ripeto, incanalati in un programma tra virgolette straordinario, no? Fare in modo che in realtà queste, quanto più possibile, ci sia un'interazione con i servizi del territorio. Fare per esempio una formazione agli operatori, sia degli operatori pubblici che privati, quindi sia dei, no? di provincia, comune, aziende sanitarie, eccetera, sia a associazioni, cooperative o quant'altro. Quindi insomma preparare il terreno in tempi penso veramente molto molto rapidi, perché l'evoluzione dei fatti è un'evoluzione estremamente rapida. In teoria il bando SPRAR è previsto nel 2016, ma in realtà non sarà così, questo penso che sarà, non sapremo cosa succederà nel 2016 sicuramente, no? Non, questa programmazione sarà completamente modificata, insomma. Quindi potremmo avere il prossimo anno, potremmo avere una riforma, anzi auspicabilmente una riforma che elimini l'idea del bando, no? E che prevede appunto l'ingresso in qualunque momento, quando, no? Diciamo, perché non solo la volontarietà va superata, ma come se non bastasse, in maniera ancora più bizzarra, questa volontarietà non poteva neanche essere espressa sempre, ma doveva essere espressa quando c'era l'invito a presentarsi, perché chiaramente ci deve essere una copertura di spesa, ma... E mentre dovremmo quantomeno passare rapidamente a un meccanismo invece di possibile ingresso, no? Continuo di nuove amministrazioni nel sistema, no? E non quando ci sarà, ma chi ha i requisiti e si presenta viene valutato e può, no? Appunto accedere al programma. Quindi insomma mi immagino da qui ai prossimi mesi moltissime novità, ecco, quindi c'è il tempo per prepararsi, ma anche non tanto. Ma per prepararsi da parte dei comuni o molti casi sono anche di tutte e due, ma sicuramente dei comuni, per la consapevolezza politica che è giusto ed è opportuno fare questo programma. Sì, ovviamente il comune che è il soggetto che richiede. Il comune e la provincia, fino a in attesa della riforma, no? Che prevederebbe la sparizione di questo ente, diciamo, comunque molto confusa, insomma, questo percorso. Al momento il sistema prevede la possibile titolarità di entrambi gli attuali enti locali, per l'appunto, o comuni e province, unioni di comuni, per esempio, consorzi di comuni, no? E penso soprattutto alle piccole località, no? Di montagna, per esempio, in cui non è detto che debba, eccetera, quindi all'articolazione, insomma, delle autonomie locali nel suo complesso. Ho fatto cenno molto rapidamente, voglio spiegarlo meglio, appunto alle prospettive di riforma legislativa. Queste prospettive sono molto molto concrete, perché l'Italia è tenuta al recepimento di due nuove direttive dell'Unione Europea in materia di asilo, la direttiva sull'accoglienza, la direttiva sulle procedure cosiddette rifuse, cioè modificate, in realtà si trattava di direttive già esistenti che sono state modificate e che gli Stati devono recepire nel loro ordinamento entro il termine tassativo del luglio 2015. Per cui da qui ai prossimi mesi l'Italia deve comunque mettere mano alla propria legislazione in materia di asilo e ovviamente può cercare di cambiare poco, oppure può in maniera un pochino, forse una volta, avere uno scatto, diciamo, di lungimiranza che fino adesso non ha avuto e riformare interamente il sistema d'accoglienza che non funziona, per i motivi che ho appena detto, e quindi superare questa dualità, la dualità CARA-SPRAR, per andare a una abrogazione dei CARA, che oggi viene chiesta anche dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
e impostare l'intero sistema sul sistema di accoglienza diffusa. Questo sembra essere anche la direzione nella quale va la cosiddetta intesa Stato-Regioni-Enti locali del luglio, appunto di quest'anno, ancorché un'intesa un po' confusa nei suoi contenuti, ma che comunque senza dubbio parla di sistema unico e parla di sistema unico territoriale. Quindi potremmo essere alla vigilia di una riforma proprio di sistema, profonda dell'accoglienza in Italia, e che può essere ancora pasticciata e creare problemi e carenze, oppure può essere una buona riforma e prendere il meglio di quell'esperienza italiana che dicevo contrastante luci ed ombre e metterla a regime, insomma, in un nuovo binario che senza dubbio è quello per l'appunto dell'accoglienza diffusa dei rifugiati. Il sistema SPRAR o c'è anche in altri paesi? In altri paesi, a seconda dell'ordinamento dei vari paesi, ci sono molti modelli. Per esempio, certamente negli stati federali, come la Germania, ci sono effettivamente la distribuzione per Länder, e anche in Austria, per citare ad esempio esempi vicini. Però, e c'è a volte anche il coinvolgimento, diciamo, di quelle che... C'è anche in Spagna un meccanismo simile, insomma, per appunto proprio in ragione, no, dell'organizzazione dello Stato. Devo dire però che un meccanismo per l'appunto come quello italiano, no, che potrebbe attribuire l'accoglienza dei richiedenti asilo anche ai più piccoli comuni, no, secondo una logica veramente molto molto, no, capillare, nel modo in cui è stato concepito dal sistema SPRAR e nel modo in cui a maggior ragione noi proponiamo, no, questa la riforma che vi ho detto prima, effettivamente sarebbe un'innovazione in Europa. Sì. Quindi da un paese che ha purtroppo grandi responsabilità nel passato, nella sua inerzia, no, su questa materia, l'Italia potrebbe come dire, essere un paese che invece, no, presenta anche modelli positivi e avanzati. Invece per la gestione dell'emergenza alla prima accoglienza, come il comune di Belluno, cioè sono stati smistati. La realtà come sempre alla fine si impone sulle ideologie e sulle follie, no? Come dire, di chi crede che la storia non esista o prenda la direzione che vuole lui. No, perché le persone ci sono e oggi non accoglie, cioè oggi sono obbligati. Esattamente, oggi sono obbligati con l'unica però con la differenza fondamentale che l'operazione Mare Nostrum, per quanto riguarda la distribuzione, non poteva fare diversamente, cioè doveva per forza distribuire sul territorio e quindi da questo punto di vista, per l'appunto, fa comprendere a chi non vuole fare che i rifugiati esistono, semplicemente. Il problema però è che l'operazione Mare Nostrum non impone, né può, per motivi ovviamente legislativi, imporre al comune di occuparsene, ma semplicemente trova posti sul territorio. E sta rischiando, e in molte aree realmente sta producendo un risultato negativo, magari non voluto, ma negativo, di creare delle accoglienze che in quel territorio non sono vissute dentro una rete di... No? Come dire, di servizi, no? E di programma, è un programma vero, ma sono messe lì forzatamente come corpi estranei, aumentano la percezione ostile da parte del territorio e una volta magari finite lasceranno uno sgradevole ricordo e alimenteranno ancora di più l'idea che non avrebbero dovuto venire. Quindi l'operazione sicuramente è anche qui è l'operazione da un lato forse necessaria, ma che ha anche ricadute negative e che è figlia di quella mancata programmazione. Quindi questo oggi un comune non aderente allo SPRAR, perché dovrebbe avere, ma che magari si vede coinvolto in Mare Nostrum, se non altro indirettamente perché gli sono arrivati sul territorio, oggi dovrebbe avere la lungimiranza politica di dire: va bene, io fino adesso ero fuori da tutto perché non ho capito, no?
Adesso che questi sono qui, però io me ne occupo, perché rielaboro questo ritardo e lo reinvesto, no, in una programmazione futura. Quindi quello che io direi a quei comuni che oggi sono, hanno Mare Nostrum senza averlo mai né chiesto né voluto, di occuparsene, di inserire in realtà, anche se non sono gli enti gestori diretti, ma di in qualche modo obbligare, no, gli enti, i privati, da un lato e le prefetture dall'altro, no, e mettersi in qualche modo come è, come deve essere, come svolge le sue funzioni, appunto, ripeto, costituzionali, l'ente locale, a essere l'ente di raccordo e di coordinamento dei servizi, quindi occuparsi di queste persone nella prospettiva, no, di sapere che questo è un progetto che magari è arrivato da capo e collo, però tendenzialmente deve trasformarsi in qualcosa di ordinario, perché non passerà, ecco, passeranno queste persone che sono accolte, ma non passerà il problema. Quindi vedo che da questo punto di vista però questa consapevolezza non c'è questa capacità di capire che invece non andrebbero lasciati negli alberghi, non andrebbero lasciate, no, come dire, a associazioni improvvisate, come dire, la cui capacità di azione è estremamente forse anche, no, incerta, andrebbero coinvolti, appunto, la rete dei servizi sociali del territorio, andrebbero coinvolte, no, quindi andrebbe fatto un lavoro per, ripeto, piano piano far nascere l'ordinario dallo straordinario. Insomma, ecco, questo è quello che mi sentirei di dire a chi non, a chi si è visto in casa improvvisamente Mare Nostrum, no, senza saperlo, o anche senza volerlo.